Si chiude la visita del leader 5 Stelle Di Maio a Washington, mentre a Berlino il movimento esulta per l'elezione di Fabio Massimo Castaldo a vicepresidente dell'Europarlamento. Claudia Mazzola. Luigi Di Maio a Washington si fa ambasciatore del movimento che punta al governo del paese, rassicura sulla solidità dell'asse Italia-USA e garantisce stabilità anche in caso di vittoria senza maggioranza, pronti alla linea a cercare convergenze sui singoli temi. Una giornata fitta di incontri, manager di banche, burocrati, accademici, denominatore comune essere italiani con ruoli apicali negli Stati Uniti. Di Maio studia da premier e sa che il tallone d'Achille del movimento è la selezione della classe dirigente. Capire perché queste eccellenze, spiega il vicepresidente della Camera, sono immigrate, come fare per riportarle a casa e farle restare, il nostro obiettivo. Il Dipartimento di Stato ha espresso apprezzamento sulla nostra linea di politica estera e per quanto riguarda gli incontri con ricercatori, con eccellenze italiane qui abbiamo avuto vari confronti perché siamo al lavoro per costruire la squadra di governo del Movimento 5 Stelle. Proprio sul fronte internazionale 5 Stelle incassano un incarico di peso, Fabio Massimo Castaldo eletto vicepresidente del Parlamento Europeo con 325 preferenze su 670 86 votanti. È il segnale che c'è un'Europa che guarda al futuro, twitta Grillo, prima poltrona ad un euroscettico nella storia di Bruxelles.